Come ho già detto in qualche storia di Instagram, questo sarà un video epico perché inizia qui, ma poi finisce al lab, naturalmente a debita distanza con Andrea, con le mascherine come sempre, perché facciamo il tacchino del ringraziamento. Oggi in America si festeggia il giorno del ringraziamento, noi non siamo americani, ma cerchiamo qualsiasi scusa possibile per fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. Il tacchino del ringraziamento è tra quelle ricette di cui tutti, bene o male, abbiamo sentito parlare, o quantomeno nei film americani è citato abbastanza spesso. Per cui ci siamo chiesti, io Andrea, ma perché non provare a farlo? E allora, tramite la macelleria Vergani abbiamo pizzicato un bel tacchino che pesa oltre 5 kg. Io però prima mi devo occupare del ripieno, semplicemente perché il ripieno poi va fatto raffreddare e inserito nel tacchino. Quindi, per questo motivo, sono a casa, noi lo cucineremo il tacchino domani, ma oggi, come detto, iniziamo a fare il ripieno. E che cosa c'è dentro il ripieno del tacchino? La prima cosa sono le castagne, o quantomeno la prima cosa da fare sono le castagne, perché vedete che io qui sto portando ebollizione l'acqua, ho 1,5 kg di castagne, poi naturalmente vi daremo tutti i riferimenti per la ricetta. Dobbiamo andare a farle bollire per 45 minuti, per poi sbucciarle e spezzettarle. Quindi adesso aspettiamo che l'acqua vada in ebollizione e poi pronti via iniziamo questa ricetta per questo video epico. È vero, voi oggi non riuscirete a farlo proprio perché è il giorno del ringraziamento. Ma siamo in Italia, pure se lo mangiamo un altro giorno, ma che problema c'è? Ok, acqua ebollizione. Adesso inizio a mettere le castagne. Alexa, imposta timer 45 minuti. Adesso 45 minuti a partire da ora. aspettiamo, intanto vi faccio vedere gli altri ingredienti per la farcitura del nostro tacchino, o la farcia. 800 g di pane raffermo senza crosta, 150 g di burro, una cipolla, un gambo di sedano, anche se qui ce ne sono tre, due bicchieri di vino bianco secco. 4 rametti di rosmarino che devo ancora andare a prendere, quindi non li vedete. Un ciuffo di prezzemolo, un cucchiaino di maggiorana e un cucchiaino di timo, oltre a olio, sale e pepe che non vedete. Adesso aspettiamo che finiscano le nostre castagne. Alexa, timer residuo? Alexa, timer residuo? Il tempo residuo per il tuo timer da 45 minuti a 29 minuti. E ce n'era aspettato. Mentre aspettiamo le nostre castagne, ho iniziato a tagliare la crosta dal pane raffermo. Dobbiamo arrivare a 800 grammi. Io prima qui vi ho fatto vedere tutti gli ingredienti. È chiaro che non mi serviranno tutti per la farcia, ma anche per la cottura. Allora, 45 minuti dopo abbiamo insieme a Diana spezzettato tutte le castagne e non vi dico lo sbattimento. E io invece che cosa ho fatto? Ho tagliato il pane raffermo a dadi e non vi dico lo sbatti. Adesso continuiamo a procedere con le nostre cose. Allora ragazzi, un gambo di sedano e la cipolla finemente tritati, il mio burro, una grande padella e adesso andiamo a far insaporire bene il nostro sedano e la nostra cipolla. Quando saranno ben insaporiti, faremo evaporare un bel bicchierazzo di vino, unendo poi timo, maggiorana, prezzemolo, pane e castagna spezzettata. Ci starà tutto. Vabbè, cominciamo a accendere. Ecco, il burro era tanto, 150 grammi. Adesso faccio insaporire bene e quando sarà morbido aggiungerò il resto. Ok, pronti. Adesso aggiungiamo il bicchierozzo di vino. E adesso alzo anche un pochettino la fiamma, almeno lo faccio bene evaporare. Ok, ho alzato e ho fatto evaporare tutto il vino, mi è rimasto parte del burro e mi sono rimaste ovviamente cipolla e sedano. Adesso vado ad aggiungere il pane e le castagne. Vedete che ovviamente si tratta di un volume importante il pane, quindi lo inserirò per primo e lo inserirò poco per volta. Allora, ragazzi, mi sento un po' tradito dalla ricetta perché ovviamente se non vado a mettere un altro liquido, il pane che si imbeve ovviamente di burro non diventa molle. Quindi, che cosa facciamo? Adesso replichiamo soprattutto in una bella pentola più grande e abbiamo già messo quello che avanzava del pane, cioè praticamente tutto, dentro il latte a intiepidirsi. Ovviamente non intiepidirsi, ammorbidirsi. Stiamo facendo sciogliere il burro dentro la Aspetta, pentola più grande del mondo. con il cucchiaio. Che antipatia.
Va bene, sciolto, no? Poi andiamo a unire la nostra cipolla e il nostro gambo di sedano. Grazie a Dio, Diana ne ha comprati tre oggi. Vai! Vai! Lasciamo insaporire tutto. Sono morbiditi? Sì. Allora aggiungiamo il vino. Meno male che abbiamo due bicchieri di vino, così almeno uno l'abbiamo usato per sbagliare, l'altro per fare le cose giuste. Ok, abbiamo fatto sfumare il vino, adesso è il momento del pane e delle castagne, che con grande calma saranno aggiunti alla nostra pentola. Ovviamente per fare evaporare il vino eravamo saliti con la temperatura dell'induzione. Allora, adesso aggiungiamo timo e maggiorana e spezzettiamo, visto che abbiamo già messo anche le castagne, il nostro prezzemolo. Ovviamente poi andiamo ad aggiungere un po' di brodo se ci rendiamo conto che è troppo secco, cosa che mi pare proprio stia accadendo. Ok, ragazzi, siamo arrivati in fondo, è la prima volta che lo facciamo, per cui è chiaro che non abbiamo un termine di paragone. Quindi questo, secondo noi, è come dovrebbe venire. Ovviamente è abbastanza cremoso, ma cremoso, è morbido più che cremoso, però sicuramente non è come questo che è stato appunto un errore perché non avevamo ammollato il pane. Quindi adesso lo andiamo a far riposare e noi ci rivediamo domani, anzi no, perché dobbiamo lavorare il tacchino che vi faccio vedere. Alla fine abbiamo deciso di salvare anche questo, semplicemente mettendo a mollo il pane e poi aggiungendo le cose che mancavano, cioè ancora un po' di prezzemolo, olio, sale, pepe e ancora quel pochino di castagne che c'erano avanzate. Adesso vedete che anche questo sta prendendo la stessa consistenza dell'altro. Poi andremo ad aggiungerlo a questo, così almeno avremo la quantità giusta per il tacchino, che adesso, promesso, andiamo a lavorarci un attimo. Eccolo il nostro tacchino. Arriva come sempre alla Vergara, il nostro fedele compagno di merende, è proprio il caso di dirlo per le ricette che facciamo. Adesso vi ricordate la All Brine di Great Goods? L'avevamo utilizzata per fare la salamoia, ovviamente liquida, nella quale andare a immergere, credo fosse, no, non mi ricordo che preparazione fosse, ovviamente. Stavolta la utilizziamo quasi come se fosse un rub, la utilizziamo a secco, cospargendo ovviamente la nostra pelle del tacchinazzo e andando a strofinare un pochino. Ovviamente ne mettiamo un po', ma senza panare, ed è chiaro che così facendo un minimo ne vado a perdere. Cerco di spargerlo su tutta la superficie della pelle e anche poco poco nelle cavità, poi ce lo mettiamo in frigorifero e domani andiamo a cucinarlo. Per cui ragazzi, adesso vado avanti e noi ci vediamo domani, cioè per voi tra un secondo, al BBQ Lab. Allora, il nostro tacchino ha riposato tutta la notte dentro al frigorifero insieme alla farcia, sperando che l'equazione funzioni. Siamo ovviamente a BBQ Lab, per questo abbiamo ovviamente le mascherine e stiamo a debita distanza. Riecco, Andre. Buongiorno a tutti. Cosa facciamo adesso con questo Allora, tacchinone? piccola premessa, io sono molto emozionato per questo video perché è la prima volta che faccio un tacchino così grosso, lo faccio ripieno. Tutti gli anni però, essendo un grande fan di Traeger, le loro pagine, le settimane precedenti al tacchino dei ringraziamenti bombardano di video, post, me li sono guardati tutto, quindi sono molto carico. Allora, abbiamo fatto un brining, quindi una salamoia, definiamola, a secco. Perché? Perché ho visto un video proprio di Traeger che faceva metteva a confronto sia quella in umido che quella a secco. Allora, il vantaggio di quella a secco, visto che veniva fuori una pelle molto croccante. E quindi ho deciso di portarci su questa strada, anche perché in America si trovano facilmente quelli che loro chiamano bucket, che sono questi secchielloni che tengono il freddo in cui tu immergi il tacchino e ti rimane lì anche fuori dal frigo tutta la notte senza problemi. In Italia è un po' complicato e né nel mio frigo né in quello di Luca ci stava dentro in salamoia, quindi abbiamo optato per il secco. Abbiamo usato, come vi ha detto Luca, l'All Brine di Grey Goose, esatto. Cosa facciamo adesso? Lo sciacquiamo, quindi in modo che facciamo andare via tutto il sale, le spezie, gli diamo una bella sciacquata, un goccino d'olio sull'esterno e utilizzeremo il rub di Traeger che ha un nome bellissimo che è il Blackened Sac
Fondamentalmente è un rub che Luca ha già provato e mi è piaciuta molto la sua recensione perché ha detto che ha sentito molto l'aglio, il sale, il pepe, quindi è un rub semplice ma abbastanza spinto. È indicato prettamente per il manzo, ma secondo me sul tacchino, soprattutto sulla pelle del tacchino, darà un bel risultato. Andrea, una cosa, io non ho messo tantissima, diciamo, non ho fatto un passaggio pesante con il prodotto di Grey Goods, tu ne avresti usato di più, No, va secondo me bene. la quantità va bene perché cosa serve? Questa fase che abbiamo fatto serve per buttare fuori l'umidità in eccesso, la carne poi si mischia al sale, tutto se la riprende e quindi rimane un petto molto succoso, la pelle rimane, infatti la vedo già visibilmente bella asciutta e questo dovrebbe favorire la pelle croccante. Lavato, asciugato, adesso un'operazione che bisogna fare molto delicata. È un po' piacevole è staccare la pelle dal petto e un po' da tutta la carne, cercando magari di, se si riesce, di non romperla, perché andremo a massaggiarci poi all'interno del burro, perché sai che in America le cose le fanno sempre molto leggere, no? Sì, non vanno tanto per il sottile. Esatto, e noi, siccome ci piace andare sempre. No, noi vegani, Noi, vogliamo sempre. esatto. Tra l'altro, tacchino, non so se l'hai già detto. Sì. Basta, a posto. Grande Giovanni e grandi gli amici di Vergani. Ok, adesso prendo del burro, che ho messo qui un po' ad ammorbidire. Allora, burro, come dicevamo con Andrea, dovrebbe essere aromatizzato all'aglio. Noi però l'aglio Sì, l'abbiamo loro già nel esatto. rub. Voi potete scegliere di usare il rub, solo sale e pepe sulla pelle, e giocare nel burro mettendo delle erbe fresche, aglio, rosmarino, timo. Fate un burro aromatizzato che andate a inserire sotto pelle. Io ho preferito invece giocare un po' di più col rub sulla pelle e quindi andare con del Con un gusto, burro. diciamo, neutro. Esatto, Sì, esatto. poi il Allora, burro neutro non è, però insomma ci sì, siamo capiti. esatto. Ci siamo capiti. Vi aiutate magari con l'altra mano per farlo. È Ok, bello, mi diciamo che qui lo piace continuiamo a questo. frizionare, poi Sì. chiaramente il burro sciogliendosi andrà anche nelle parti che così non riusciamo a Ecco, raggiungere. Non ve lo vedi. facciamo vedere tutto, però insomma l'idea è assolutamente chiara. Noi abbiamo preso tre pezzetti, adesso andiamo a spargerli e poi andiamo avanti. E una volta messo il burro è il momento della farcia. Farcia Allora. che ovviamente essendo stata in frigo è bella, Ecco, quello compatta. che ho letto e che ho visto, di non esagerare, perché poi comunque si gonfia. Esatto, E sciopa. facciamo scoppiare il tacchino. Ovviamente questa è soltanto una delle 600.000 Sì. chiavi di letture delle farce, perché ci sono anche quelle con la salsiccia, quelle col pane un pochino più spezzettato, come l'errore che ho fatto ieri, perché non si è imbevuto come vi ho raccontato, però poi rifacendolo insieme a Diana siamo riusciti ad arrivare a Meno questo male che ci sono le risultato. donne. Esattamente. Tra l'altro, dopo mi piacerebbe fare anche la salsa gravy, che è questa salsa d'accompagnamento. E di solito è mia moglie che si occupa delle E non salse. poteva venire oggi, no, Andrea? No, infatti è tutta mattina che l'ho già chiamata. Ma cosa devo fare? Dimmi tutti i passaggi perché ci divertiremo. Senti, io direi che metto un'ultima cosa. Andiamo un po'. Mettiamo un'ultima cosa qua e secondo me. Ci siamo e ho visto anche una grande idea e magari la facciamo per la farcia che avanza. Ho Ecco che in questo caso è visto perfetto. ieri, si la mette in una pentola di ghisa o comunque in un contenitore, in una teglia, in forno insieme al tacchino e praticamente si fa quello che loro chiamano un piatto d'accompagnamento al tacchino, quindi si fa questa farcia. Quindi uno dei mille contorni che vengono con il Esatto, tacchino del esatto. ringraziamento, perché se pensate a Ok. qualsiasi film, eccetera, eccetera, la tavola è sempre imbandita, non soltanto con il tacchino, ma anche con Esatto, tantissimi contorni. quindi potremmo anche giocarcela. Dai. Allora, abbiamo il nostro spago a Maragano. Esatto, allora io e Luca ci siamo sparati un sacco di tutorial per capire come legarlo, Sì, in maniera perché onesta non sarà perfetto, se non però. si era capito, né io né Luca siamo esperti di manualità. Ok, allora, aspetta che secondo Diciamo, si me, arriva al centro. esatto,
Poi qui lo tagliamo. Allora, si arriva al centro partendo. Ok, si fa un nodo qui. Ok, facciamo un bel E nodino. falliamo un altro forse Esatto. almeno si fissa. Quindi diciamo che noi non andiamo a bucare la pelle, non andiamo con un ago a chiuderlo, andiamo semplicemente a raccogliere le due cosce nella parte in cui abbiamo Ok. inserito la farcia. Allora, a questo punto cerchiamo di fare questa cosa. Raccogliamo le gambe. Andiamo sempre sotto, facciamo un doppio giro. Facciamo un doppio giro. Nei video sembra sempre tutto facile, chissà come mai. Invece Non è classico. noi lo facciamo sembrare com'è. Dunque, noi dopo aver legato le cosce siamo passati di nuovo sopra proprio per cercare di Cercare di. ridurre lo spazio per non far fuoriuscire la farcia, in sostanza, farcia che comunque è bella compatta, che non è che abbiamo un liquido particolare che potrebbe disperdersi dentro il nostro Traeger, ovviamente. Quindi Vuoi un così, dito? sì, grazie, sarebbe fantastico. Aspetta. Aspetta. Vai, adesso resti. Sono rimasti sotto. Tranquillo. Via. Oh, ho chiuso anche il dito di Luca. Facciamo Preoccupare. un altro magari. Guarda, lo spago è come le patate, non basta mai. Quindi Sì, esatto. tanto deve essere buono, non deve essere bello. Bello non ce ne frega Esatto. niente. Sempre nel discorso di mia moglie, si capisce che questi lavori li fa lei di solito. E dopo averlo legato, in molti mi hanno chiesto che cosa fate col sedere. Lo lasciamo esattamente così alla fine, non andiamo a legarlo, lo lasciamo Allora, ho pronto e via della sorte. visto nei video che ho visto, bene o male lo legano così lasciandolo aperto, magari non così, lo legano meglio, però sembrerebbe, anche perché noi lo cuoceremo in una teglia con sotto del brodo, perché non vi ho dato secondo me questo passaggio fondamentale che è stato un suggerimento di una cara amica americana, quando lo fanno al forno loro ogni mezz'ora iniettano nel petto, nel tutto nel tacchino i sughi di cottura. E a me questa cosa mi ha un po' incuriosito parecchio, quindi lo faremo anche noi, andremo a recuperare man mano, dopo la prima ora di cottura, ogni mezz'ora andremo a iniettare tutto quello che il tacchino rilascia. Oh, magari non salutarissimo, visto che andiamo a prenderci anche un pochino di grassi del tacchino. Ma il tacchino è una carne così magra! Esatto, carne Dai! bianca, dai, la carne. Allora, giro d'olio veloce, giusto per far aderire il rub. Ce lo giochiamo tutti in casa Traeger Sì, oggi. oggi sì, e tra l'altro adesso vediamo anche il pellet che abbiamo utilizzato. Oggi è tutto Trazione Traeger. trazione Traeger perché è un po' un omaggio, visto che fanno questi contenuti sempre molto ricchi. Era anche una scusa per provare questo rub perché della linea Traeger è uno di quelli che mi ha incuriosito di più. C'è una grana che è meravigliosa, insomma. Madonna, qui sento subito il profumo dell'aglio, del Sì. pepe. No, ma infatti, ma sul cappello del prete che ho fatto, grazie ovviamente anche ai tuoi consigli, questo rub è stato il completamento ideale. E come sempre, se dovete fare un brisket, non volete che pesi 402 quintali, Sì, probabilmente il cappello anche del prete è la secondo me. soluzione Sì, all'italiana che io può. sono grande fan del cappello del Sì, si può prete stare. proprio per la praticità, cioè quanto è facile reperirlo e poi il risultato finale. Sì, esatto. Diciamo che se vai in qualsiasi macelleria, anche la più tradizionale del Ma mondo, se chiedi il a cappello del prete, non è che ti guarda me, malissimo. esatto, secondo me ci Siamo siamo. pronti? Allora, recuperiamo la teglia. Evviva! Goccino di brodo, lo so, avremmo dovuto prepararlo con il collo del Sì, tacchino, vabbè, ma certo. Luca è un lanzarone. Colpa di Luca, prendetevelo con lui. In realtà è soltanto la confezione di un brodo industriale, in realtà questo è un cappone Stato che ho, sì, fatto con le riconfezionato, cucine, certo. secondo me ne metto ancora un Sì, vai cicinino. tranquillo, tanto costa poco. Ok, allora. Ma che bella teglia, eh! Tac.
Piano che pesa. Ok. Ma che meraviglia. Direi che a questo punto lo inseriamo. È vivo? Sì, allora il Traeger è impostato a 150 gradi. Abbiamo usato il Signature Blend. Poi vi faccio vedere il sacco che è un misto di cherry, quindi ciliegio, acero e quercia americano. Quindi un bel mix di fruttato, calore forte. Dovrebbe dare una bella E nota. anche un po' di colore. E anche un po' di colore, esatto. Ciao ciao. Oh, per il tempo. Al pelo. Oh, per il tempo. Ovviamente intendevo lo spazio. Ecco il sacco di cui mi parlava Andrea. Signature blend, combinazione distintiva. È signature blending, Traeger wood-fired grills. Allora, come abbiamo detto prima, o non mi ricordo, lo diciamo adesso, un misto di aicori, quindi quercia, maple, acero e ciliegio. Quindi abbiamo potenza, abbiamo calore, abbiamo fumo importante. Abbiamo colore, abbiamo aroma con il ciliegio e l'acero è un legno, come vi ho detto già altre volte, molto molto versatile. Temperatura 150 gradi, terremo così per tutto il tempo della cottura. Dopo un'ora vedete che il nostro Traeger è ancora lì, bello tranquillo, sulla temperatura di sempre, e adesso iniziamo a operare. Vediamo come procede. Allora, beh, sta prendendo un bel colore. Sta prendendo colore. Sì, è chiaro che non sia la cottura della fettina che vi richiede un minuto. Vedete che Andrea sta facendo un'operazione chirurgica, per cui sta andando a prendersi in parte il brodo, in parte il liquido di cottura, e adesso inietta, come ci siamo detti, direttamente dentro il nostro tacchinone, che ovviamente si gonfia, magari qualche piccolo centilitro, qualche postilla la perde, ma d'altronde se avete visto qualche altro video di BB Cool sapete che le iniezioni Esatto. portano a questo genere di... Ma soprattutto che non ci Ma formalizziamo. sì, ma poi voglio dire, figurati se... Sì. Devo mettere un po' in tutte le pieghe. Questa l'ho fatta per l'effetto scenico, eh. Giusto così, l'effetto wow questo. Ancora un pochino, ed è un'operazione che ripeteremo, Andrea. Perfetto, Sì, allora, da adesso in poi ogni mezz'ora. la prima ora è andata, la strada è ancora lunga. Adesso ovviamente avete visto che noi nella prima ora non abbiamo messo alcuna sonda, semplicemente perché sapevamo che non saremmo arrivati a target e che avremmo potuto lasciar riposare tranquillamente il nostro tacchinone senza rompergli le scatole. Adesso però magari iniziamo a mettere la sonda proprio per capire che cosa sta succedendo all'interno. Andrea rimette la griglia dell'Ironwood al suo Devo posto. metterlo magari prima la sonda. Adesso però sondiamo, e sondiamo con la sonda data in dotazione con l'Ironwood, per cui... Dovrebbe essere abbastanza al cuore. Poi sicuramente essendo così grande faremo magari più Più rilevazioni. rilevazione. Esatto, questo è per darci un pochettino il dato. Allora, è già passata un'altra mezz'ora, per cui Per quindi. un totale di un'ora e mezza, e vedete che cosa dobbiamo fare adesso? Ovviamente dobbiamo fare quello che abbiamo già fatto una volta, cioè dobbiamo continuare a irrorare di succhi di cottura il nostro tacchinazzo, tacchinazzo che continua sempre di più a prendere colore su tutta la sua superficie. Siamo arrivati a 5 ore di cottura. Andrea è andato a fare una commissione, allora io mi guardo il tacchino da solo. Mamma mia, guardate che bello! Che meraviglia! Voglio sentire qualcosa. Stupendo! Allora, sono passate 5 ore e 20 minuti e vedete che stiamo andando verso gli 80 gradi, dove abbiamo inserito la sonda. È anche vero che abbiamo bucherellato un po' qua, un po' là con un altro termometro sonda, e abbiamo visto che alcune parti sono già a 80, altre sono a 73-74, per cui diciamo che siamo arrivati in fondo. Adesso cosa facciamo, Andrea? Allora, lo tiriamo fuori, lo lasciamo Vedete già quello che ha riposare. fatto Andrea, vedete come si è. È importantissimo. Allora, aspetta che mi concentro prima di rovinare tutte queste ore della nostra giornata facendo cadere il tacchino. Allora,
Ok. Che meraviglia. Beh, ragazzi, una meraviglia. Vedete che la farcia non è uscita e vedete come si Si è è abbronzato il ragazzo, si è abbronzato. abbronzato. Sì. Che meraviglia. Allora, Dicevi, è noi importantissima là? adesso la fase di riposo, anche un quarto d'ora, 20 minuti. Noi adesso che cosa facciamo? Lo togliamo, magari lo copriamo, perché siamo all'aperto. Se ovviamente siete anche in casa potete tenerlo in forno a 70 gradi, giusto per tenerlo in caldo. Perché? Perché andiamo a recuperarci tutti questi bei succhi che ci sono qua sotto, li uniamo a un po' di broda, un po' di farina per addensare e cerchiamo di fare una versione molto semplice della salsa gravy, quindi o gravy, che è la salsa per condire poi la fetta. Questa è una versione super super semplificata. Facciamo così, adesso cerchiamo di filtrarli, vado a prendere il colino. Vedete che le abbiamo già preso un po' di farina per addensare e vediamo come viene questa robina. Abbiamo parcheggiato nel magazzino con ovviamente la nostra tacchinata. Fischia, cosa hai tirato fuori? L'induzione portatile? Sì, esatto, più che altro per praticità. Filtrata la nostra, i nostri succhi filtrati. Esatto, adesso li facciamo ridurre. Beh, sono già parecchi, quindi potremmo anche non dover aggiungere del brodo. No, brodo no, eventualmente dipende se vuoi addensare o meno per aggiungere un pochino, Magari di sì, mettiamo un farina. po' di farina per addensare, però direi che il brodo. Ma brodo direi che non serve, dai. La cosa Esatto. buona è che in aria si stanno librando gusti di Mamma mia. brodo e ovviamente anche di quello che ha rappresentato questa cottura, perché è un mix di Esatto, sì, sapori. li così si concentra tutto facendoli evaporare, concentriamo proprio il gusto. Allora abbiamo la farina, abbiamo ovviamente diluito un pochino nell'acqua, piano piano, uniamo continuando a girare. Il colore è da salsa gravy. Allora siamo pronti a tagliare, abbiamo tolto lo spago ovviamente. E vedete che, ragazzi, se c'è una cosa che è cotta è questo tacchino. E vedete che, scusate, vado col dito, tanto non mi sembra Morbido. assolutamente secco, ma anzi morbido. Allora, Adesso, come fai a darmi la farcia alla mia salsina? così. Hai capito? Mica scemo questo ragazzo. Tac. Salsa, perfetto. E adesso ti do anche un goccino di salsa. Quante ne sai? Ragazzi, vado a cercarmi una forchetta, lo assaggio subito. Allora, pronti? Abbiamo tutto, abbiamo la salsa, abbiamo la pelle, abbiamo la farcia. Sto cercando di fare il boccone perfetto, mi sto incasinando da solo, ma fa niente. Attenzione. Avete visto un taglio? Perché ho spento, sbagliando la telecamera. Allora, se prendi una forchettata con il tacchino, con la farcia, con la salsa, è una bomba. Ma anche da solo il petto non è affatto secco. È un gusto molto molto interessante e soprattutto, cosa che non mi aspettavo, è molto molto gentile. Andrea, cosa ne pensi? Assolutamente, intanto ecco qua. La cremosità del ripieno ci sta alla grande, il gusto del tacchino è delicato pur avendo imburrato, rub, gusto è eccezionale, mi è piaciuto, sono molto contento del risultato, abbiamo reso onore a questo tacchino. Beh, direi che è il modo migliore per concludere o per entrare nel vivo della festa del ringraziamento. Se ci credete, se non ci credete, è un bel momento per mangiarci un tacchino in maniera diversa. Esatto, la preparazione devo ammettere che è stata molto divertente in primis, quindi è stato bello farcirlo, coccolarlo, iniettarlo, è stata proprio una preparazione lunga ma molto divertente. Il Traeger è una garanzia, nel senso che ci siamo potuti concentrare molto di più sulla preparazione che non sulla temperatura, che
perché ci ha pensato lui a cuocere per alla fine 5 ore più o meno, 5 ore e 20. 5 ore e 20, è stato in temperatura, non ha sgarrato di un grado, quindi molto molto comodo. Risultato finale gustosissimo, la cremosità del ripieno, quindi molto bravi Luca e Diana, molto buono il tacchino ovviamente della macelleria Vergani, il rab, buono, piaciuto, contentissimo. In chiusura, frego la battuta Vai. Luca, vi ricordo allora innanzitutto tutti i contatti www.bbqlab.it per tutte le informazioni riguardanti Traeger e qualsiasi altro barbecue, i canali social, quindi Instagram e Facebook, bbqlab1984, scrivetemi, mi raccomando, taggateci anche a noi che per noi è una soddisfazione e un piacere vedere i vostri piatti. Vi ricordo che fino a domenica è attiva la promozione Black Friday su salse rub, sconto 10%, quindi digitate il codice Black Friday. E vi ricordo che sono rimasti pochissimi pezzi, ma abbiamo ancora disponibile la promo su Traeger, quindi il Pro 780 1199. Sul sito trovate tutte le informazioni, se avete bisogno, come già detto, potete tranquillamente scrivermi. Grazie Andrea. A voi. Io aggiungo che è stato un bel viaggio, è chiaro che sia soltanto una delle mille possibilità di lettura per il tacchino del ringraziamento, in generale mille possibilità di lettura per i tacchini ripieni. In chiusura vi ricordo anche tutti i nostri contatti, luca@bbq.it, diana@bbq.it, il resto ve lo vedete qui sotto. Io vi ricordo soltanto che se cliccate qui e poi selezionando la campanella potete restare aggiornati su tutte le proposte di BB Cool e poi se cliccate qui sotto potete vedervi un nuovo video. Ragazzi, ennesima cavalcata, noi ci vediamo nel weekend, ovviamente, come sempre.